Salve a tutti ragazzi, il mio nome è Gabri Costa e visto che io sono un youtuber vorrei farvi una sorpresa in questo video. Statemi a sentire, in questo Spyro 2 Riptos Rage, in versione remake della PS4, essendo il secondo gioco della trilogia Reignited Trilogy, voglio farvi una domanda. Statemi a sentire, sto parlando seriamente. Vi ricordate quando alle Torri Acquari avevamo preso le 400 gemme, le tre sfere e il talismano? Ora vi insegnerò a vincere un punto d'abilità. Per vincere il punto d'abilità delle Torri Acquari, noi dobbiamo distruggere tutte le alghe e per farlo bisogna usare il potenziamento Super Fiamma. Capite cosa intendo? Questo potenziamento Super Fiamma è bellissimo. Ne troverete molti come questo nei livelli. Ora proviamolo per distruggere tutte queste alghe. Una volta distrutte tutte le alghe, si vince un punto d'abilità. Ripeto, i punti di abilità in questo gioco vanno vinti, così possiamo sbloccare la galleria di immagini. C'è una differenza. Io da bambino nel 99, quando avevo questo gioco, era la versione originale che quando vincevo i punti di abilità sbloccavo l'epilogo. Invece qui in questa PS4 del 2018 è al contrario, perché vincendo i punti di abilità si sblocca la galleria d'immagini. Purtroppo questo potenziamento Super Fiamma non dura molto, finisce. Ecco, abbiamo distrutto tutte le alghe e abbiamo vinto un punto d'abilità. Se il video vi è piaciuto condividetelo, mettete un mi piace, iscrivetevi al canale e poi ricordatevi che le Torri Acquaria mi piacciono tantissimo. E non dimenticate che ho visitato l'acquario di Cattolica e l'acquario di Genova. E invece mio zio portava mio fratello all'acquario di Genova il giorno dei centri estivi, l'11 luglio 1996. Non dimenticate il link che c'è sotto alla descrizione del video quando dovete andare sul canale Costanza Films di mio fratello Alex Costa. Per oggi è tutto.